Eccoci live, buonasera a tutti, tutte le persone in collegamento, benvenuti e un caro saluto anche alle persone che vedranno questo video su YouTube. Questo è un evento di produzione Mosaica sul canale YouTube Holos Life, il canale ormai ufficiale del Centro Mosaica. Questa sera il nostro ospite è Davide Cova. Darei subito il benvenuto a Davide. Ciao Davide. Ciao a tutti, Dunque, ciao a ciao, tutti. Ciao, ciao. Allora, grazie. Davide, dunque, è un libero ricercatore, trasmette la meditazione e percorsi introspettivi del Dharma in chiave laica e multidisciplinare. Quello che posso dire di Davide, che è un caro amico anche di Mosaica, ha fatto qualcosa anche dei corsi anche a Mosaica, corsi sulle ferite, mi pare, sulle emozioni, forse sulle emozioni. Corso sulle emozioni, poi ha fatto anche il corso sul Tantra. E niente, che dire di lui, che è stato per qualche anno anche monaco a Pomaia, adesso diciamo impartisce il suo sapere da laico. E ha una bellissima famiglia, tre bambini e vive in Umbria, nel suo centro che si chiama, aiutami alla pronuncia, De, do, do, Darjeeling. Dogeling. Darjeeling. Sì, come scritto. Sì, Centro Darjeeling. ecco, praticamente la conferenza che è anche una parte esperienziale, diciamo, è la parte importante, che sono praticamente Davide fa spesso meditazioni ed esperienze anche sia nel suo centro che anche online. Questa di stasera è una parte teorica, quindi un'introduzione, poi ci sarà una parte esperienziale. È il soffio vitale, la percezione intima del filo d'oro e la connessione al sé superiore. Questo è il tema della serata. Davide, se magari ti vuoi presentare meglio di come ho fatto io, quindi parlare magari del tuo percorso e entrare poi nel tema della serata. Prego, Davide. Grazie, grazie di cuore. Beh, sì, da dove iniziare? Cercherò di essere breve perché io di solito mi muovo su formati dalle 8 in su, quindi quando sono nell'ora e mezza, farò proprio un crash course, come si dice. Allora, e poi ecco, non sapendo esattamente chi c'è, chi sta seguendo. Permettetemi di fare un breve cappello precedente. Beh, su di me dirò semplicemente che mi occupo da 30 anni della mia passione, e la mia passione è la meditazione come tecnica di conoscenza di sé, di autorealizzazione. Ho avuto la grande fortuna, vogliamo dire, la sfacciata fortuna di incontrare un maestro qualificato, che era Geshe Champagnazzo. Sono stato a Pomaia, all'Istituto Lama Tsongkhapa di Pomaia, quindi stiamo parlando della tradizione buddista tibetana, Dalai Lama nello specifico. E ho passato questi 10 anni accanto a Geshe Champagnazzo e ai suoi insegnamenti, 3 anni di quali li ho passati in Monaco. Poi ho fatto un lungo ritiro, lungo, nemmeno tanto lungo, un anno e mezzo, ho fatto un ritiro di un anno e mezzo e poi ho reso i voti e sono tornato alla vita laica, però rimanendo la mia passione questa ricerca, la ricerca. Il sendero o i sentieri di realizzazione di sé e del sé sono senz'altro ciò che mi muove, ciò che muove la mia ricerca e ciò che muove ogni azione che converge nelle mie attività. Ho fondato una famiglia, ho 3 figli, vivo in aperta campagna, nelle campagne umbre, a sud dell'Umbria, al lago di Pieducco, nello specifico, un lago che io non conoscevo, ignoranza mia, non sapevo nemmeno esistesse questo lago. La mia compagna me l'ha fatto scoprire, un luogo splendido. Come si dice che non si vede bene, è il massimo del.
della mia connessione, che peraltro è una connessione abbastanza veloce. Nel senso che l'immagine, e si sente però la qualità dell'audio almeno sembra una connessione. Ah, wow. Non saprei da dove iniziare. Nel senso che va e viene, anche l'audio non va benissimo. Allora possiamo fare, cioè, posso provare una cosa? Vai e viene. O le linee sono sovraccariche, o quello che posso fare e provare a attaccarmi al filo. Io non credo che faccia molta differenza, ma proviamo. Mi attacco al filo. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Questo è qua. Poi metto la luce così. Vediamo così se cambia qualcosa attaccando il filo. Sì. No, è interessante perché prima mentre parlavamo non c'era. Parlavamo, non c'era, è vero. Abbiamo fatto una prova e prima andava tutto molto limpido. Ora non è che ti si vede, però c'è questa. Però Cioè, vai ecco. Viene, non viene. Dai, per Ora ora, vediamo. se cosa mi dice la regia? Mi sembra meglio, no? Meglio, sì. Va meglio, dai, dai, Andrea. Ehi, Andrea, scusami, Davide, Andrea, è dalla regia. Allora, provo a mettere. Vediamo se parlando in bocca al microfono, No, ecco. ma va bene, va molto meglio, Davide, Va guarda. meglio in bocca al Sì, microfono? Ah, perfetto. Oh, è così, è fatta. Bene. Allora, dicevo, niente, che diciamo che la mia più grande fortuna è stata quella di sedere accanto a un maestro, sedere accanto a un maestro realizzato per 10 anni e respirare la sua aria, diciamo, ecco. Stare accanto a una persona che ha fatto del Dharma la sua ragione d'essere e ha vissuto, quindi era l'audio perfetto, era un problema di connessione. Può anche lasciare il microfono. Ok, perfetto. Bene. Quindi, cosa ho fatto? Oltre a questo grande dono di essere stato accanto a Geshe Champa Gyatso per 10 anni, ho avuto la fortuna di fare un lungo ritiro, o comunque un ritiro di un anno e mezzo. Adesso non è così, nemmeno così lungo, ma un ritiro dove puoi fare, noi diciamo, un reality check, cioè un controllo della realtà, cioè vedere altro è quello che penso di me stesso, altro è quello che uno può pensare di chissà dove è mai arrivato nelle realizzazioni meditative, e altre poi vederlo nella realtà, ecco, comprendere nella realtà che appunto le cose non sono poi così semplici. Ecco, allora cambio, metto il computer così, che forse è ancora più facile. Benissimo, ecco, così. Quindi, in quell'anno e mezzo che sono stato per la cronaca nelle colline metallifere, un luogo splendido, un po' lunare, non so, voi, i toscani conoscono le colline metallifere, in Italia, boh, non so se sono così conosciute, è un luogo dove ci sono i geyser, sapete, no? Ci sono i geyser, questi soffioni boraciferi che escono dalla terra, e torrenti di acqua calda che escono qua e là. Ecco, io sono stato isolato da solo, in solitudine e in silenzio per quell'anno e mezzo, avendo finalmente la possibilità di andare a fondo. Quindi, quando ci isoliamo completamente in un bosco per un periodo prolungato, chiudendo tutti i contatti, ovviamente, senza computer, senza telefono, senza niente di niente, niente di niente, giusto qualche libro, ma il libro doveva essere ovviamente nell'ambito delle attività svolte, quindi nell'ambito dell'attività meditativa, ecco, devo dire. E quella è stata per me una delle più
grandi, delle più autentiche esperienze della mia vita, perché un ritiro prolungato è come essere nudi davanti a uno specchio. Quindi, se noi pensiamo a volte che il nostro disagio provenga da altri, e che le cause del nostro disagio siano a noi esterne, ecco, il ritiro diventa impietosamente reale, che tutto ciò che generiamo è farina del nostro sacco. E quindi, ecco, è bene prepararsi generosamente a un ritiro prolungato, perché il ritiro prolungato è poi molto tosto dal punto di vista del vedersi nudi davanti allo specchio, e chissà se siamo pronti per vederci in quella nudità, in quella scabrosità. A volte è un po' cruda, ecco. Ma devo dire, per me è e rimane il più bel viaggio della vita, sia la meditazione quotidiana, sia la possibilità periodica di ritirarsi in ritiro, appunto, avere anche solo di 10 giorni, ritiri di 10 giorni, poi di un mese, poi di 3 mesi. Ecco, io consiglio che almeno una volta all'anno, almeno una volta all'anno, laddove vi sia la possibilità, ritiriamoci per un periodo, anche solo di 10 giorni, e sarà un'ottima occasione per osservare se stessi. Ora, durante il lockdown, il confinamento, mi sembra più elegante confinamento, e dà l'idea di ciò che abbiamo passato sulla pelle, il confinamento, mentre il lockdown è un po' più fico e sì, chissà cos'è questo lockdown. Ecco, durante il confinamento abbiamo avuto in realtà anche la possibilità di. No, non tutti, ma diversi di noi hanno avuto la possibilità di porlo a nostro vantaggio. Cioè, molti di noi si sono avvicinati alla meditazione proprio durante questi 2 mesi di confinamento. Io, che lavoro abbastanza su Zoom, insomma, a distanza, su diverse piattaforme, chiaramente ho iniziato a farlo di più da quando, durante il confinamento, perché ecco una cosa che avevo detto, che ho aperto nel 2013 il centro Dorjeling, che è sempre qui sul lago di Piediluco, dove teniamo corsi e ritiri, certo, corsi e ritiri tutto l'anno, e poi principalmente il fine settimana e nelle diverse pause, quindi d'estate, a Natale, Epifania, eccetera. Durante il confinamento ovviamente era chiuso, quindi mi sono dedicato a fare tante sezioni su Zoom, e tante persone si sono avvicinate alla meditazione. Quindi in questo senso c'è stato anche un risvolto, senz'altro ci sono stati anche dei risvolti positivi. Dipendeva da noi saperli cogliere e poterli cogliere. Bene, chiusa parentesi, questa sera io volevo fare un assaggio di meditazione visualizzata. Prima, non sapendo chi ho davanti, faccio un breve cappello, permettetemi, un breve cappello introduttivo su cosa sia la meditazione. A cosa serve? Quali sono i formati fondamentali? Certamente sapete tutti già cos'è la meditazione, ma siccome siamo in un broadcast, possiamo dire innanzitutto che ci sono infinite definizioni di meditazione. La definizione, che una di quelle che preferisco, è la capacità di stare nella presenza, in piena presenza mentale, in piena attenzione, in piena intenzione ed accettazione nell'adesso. Quindi il saper staccare dalla neocorteccia cerebrale, dalla produzione della neocorteccia, cioè staccare dai pensieri, immagini e emozioni, che significa saper staccare dalla identificazione con pensieri, immagini e emozioni, che è una cosa grossa. E avere accesso alla mente che è conosciuta come la mente delle onde theta, a una mente più profonda, più spaziosa, più vera, posso dire aconcettuale o preconcettuale, una mente che precede i concetti.
Questa mente spaziosa, luminosa, ha una saggezza insita sua, una saggezza innata sua, ha un benessere innato suo, una serenità innata sua. E la nostra finalità è non solo rimanere, addestrarci a rimanere in uno stato continuato di serenità anche davanti all'avversità della vita, che come abbiamo visto non mancano. Io negli ultimi 50 anni ho visto che non mancano. Ecco, e non mancano per nessuno, non è che l'erba del vicino è più verde, no, sinceramente abbiamo capito che siamo tutti sulla stessa barca, le avversità si presentano e l'attrito, come diceva Paolo Menghi, l'attrito si presenta ancora e ancora, che è la prima nobile verità poi. Bene, quindi l'attrito è normale, per propria natura, la vita sulla Terra si compone di attrito. Il punto è saperlo affrontare rimanendo nella serenità, e nella centratura e nella cura di sé, senza identificarsi con l'attaccamento e l'avversione che generiamo verso l'accaduto. Quindi né con la bramosia verso ciò che è piacevole, né con l'avversione verso ciò che è meno piacevole. Ma stare in uno spirito equanime, in una mente equanime. Ecco, questo ci addestriamo a fare nella meditazione e quindi addestrando principalmente presenza, attenzione, intenzione e accettazione, questi qua, i quattro punti fondamentali, noi veniamo a esportare questo stato, che vogliamo dire uno stato di grazia, io direi uno stato di grazia diffuso, proprio a prescindere da tutto ciò che accade, in qualsiasi momento della giornata. Questa è la sfida. Cioè la meditatrice, il meditatore, non è nemmeno un poeta, è un essere umano ordinario che non ha capacità particolari, cioè non è che deve essere una superdotata, un superdotato, che no. Chiunque di noi, che mosso da buona volontà, con una buona motivazione, si dedichi alla conoscenza di sé, arriva ad esportare questo stato di presenza, attenzione, intenzione e accettazione durante tutta la giornata e possibilmente davanti a tutti gli eventi, a tutte le scale di eventi, che come sapete spesso quanto più cresciamo in portata e in caratura, tanto più gli eventi ci incalzano. Ecco, qualcuno è finito anche sulla croce, uno che aveva le spalle molto grosse, il nostro caro amico, lo chiamiamo il capellone palestinese, Gesù Cristo, che è il mio grande amico, nostro grande amico. Ecco, lui ha scelto un attrito molto grosso, diciamo, una sfida molto grossa. Ma tutti noi abbiamo sfide proporzionate alla nostra portata. E quanto più cresciamo in caratura, tanto più avremo sfide proporzionate. Perché questo è il luogo, il pianeta Terra è il luogo dell'attrito. Bene, quindi per fare questo, noi utilizziamo di solito la meditazione di consapevolezza, ma abbiamo tre panieri. Allora, da un lato c'è la meditazione di consapevolezza, poi c'è la meditazione visualizzata, poi c'è la meditazione analitica. Questi, diciamo, tre panieri principali, poi il mondo della meditazione è virtualmente infinito, ma diciamo principalmente. Meditazione di consapevolezza è la tradizione classica che oggi chiamiamo mindfulness, la meditazione sul respiro. Meditazione sul respiro che si rifà ai sutra classici del Satipatthana Sutta, l'Anapanasati, sono i sutra classici attribuiti al Buddha Sakyamuni. E poi oggi attraverso la mindfulness hanno preso una veste totalmente laica e
come peraltro tento di fare io nella mia vita, di tenere un approccio totalmente laico alle cose, sebbene nel mio cuore batta certamente la tradizione che mi ha passato il mio maestro, ma chiaramente cerco sempre di approcciarmi in maniera la più laica, la più neutra possibile, perché non vogliamo in nessun modo trasmettere null'altro che sia utile nel nostro processo di conoscenza di sé. Bene, quindi da un lato la consapevolezza sul respiro, questa meditazione di consapevolezza che sceglie in genere un oggetto concentrativo, e l'oggetto concentrativo è appunto, l'oggetto principe è il respiro, questo che immagino la conosciate tutti molto bene, e seguiamo in genere il sutra classico, il Satipatthana Sutta, come dicevo, l'Anapanasati, dove abbiamo istruzioni di 2600 anni fa, ma così chiare, ma così utili, ma scritte così bene e pensate così bene, che francamente non ha quasi senso riformularle, ecco. Se non, ecco, capisco che, ad esempio, chi porta la meditazione in azienda, ad esempio, o negli hospice, negli ospedali, dove c'è un grande pubblico molto eterogeneo, certamente. Scegliamo piuttosto di dare un approccio scientifico, certo. Ma se no, io devo dire per parte mia, seguire quei sutra sono così cristallini, sono così diamantini che... Io mi trovo molto a casa lì e li trovo estremamente utili. C'è così tanta letteratura riguardo, così ricca, che ecco. Quello, da un lato, quindi, tutto il corpus di meditazione di consapevolezza, che è ricchissimo e che porta molto, molto lontano. Però la meditazione di stasera, che volevo fare stasera, appartiene invece al corpus delle meditazioni visualizzate. Ora, chi lavora col mio amico del cuore, Giampaolo Del Bianco, conosce bene le meditazioni visualizzate, che vengono chiamate anche simbolico-metaforiche, le quali parlano direttamente all'inconscio, come sapete. Quindi ci rivolgiamo direttamente all'inconscio utilizzando il linguaggio dell'inconscio. L'inconscio, come sappiamo, lavora per immagini. L'inconscio lavora per immagini. Per emozioni, per sensazioni. Quindi all'inconscio servono molto meno le parole e molto di più le immagini. Cosa succede? Che se io offro al mio inconscio un'immagine netta, precisa, nitida, supportata da una emozione precisa e nitida e coerente all'immagine, supportata da una sensazione fisica coerente all'immagine, l'inconscio apre le porte. Significa che va a a fare un update, come dire, va ad aggiornare, ecco, va ad aggiornare la definizione di sé. E noi proprio su questo vogliamo lavorare, sull'aggiornare la definizione di noi stessi. Molto spesso in ambito visualizzato, simbolico, metaforico, vogliamo scardinare le afflizioni mentali attraverso una serie di visualizzazioni. Quindi da un lato c'è tutto il corpus visualizzato che si occupa di trasformare, riconoscere, nominare e trasformare le afflizioni mentali. Dall'altro vogliamo offrire al nostro corpo-mente un'immagine, possiamo dire, illuminata di noi stessi, o archetipica, ecco, un'immagine archetipica di noi stessi, un'immagine perfetta di noi stessi, quindi un noi stessi aumentato, possiamo in questo senso chiamarla realtà aumentata. Ecco, offrire al nostro corpo-mente una definizione di noi aumentata al punto tale da riconoscere me stesso come facente parte degli illuminati.
Cioè riconosco il diritto, per così dire, di far parte, riconosco a me stesso il diritto e a tutti gli esseri umani il diritto di far parte della comunità delle persone estremamente serene, chiamiamole così, per non dire illuminati, persone estremamente serene e serene nel tempo, che hanno serenità stabile nel tempo, che se avete notato è una cosa molto rara. La serenità stabile nel tempo non è qualcosa che tac, viene fuori così. E le persone vanno osservate da vicino negli anni e davanti a grandi ostacoli, grandi asperità, comprendere se davvero hanno realizzato un livello di serenità continua nel tempo o se non è piuttosto una maschera, qualcosa di superficie. Ecco. Nella mia umile esperienza ho osservato, ho avuto la grande fortuna di poter osservare nei maestri tibetani, ad esempio, negli anni e davanti a grandi asperità, grandi ostacoli, tra cui l'esilio, il genocidio, tutto ciò che è accaduto e che continua a accadere ai tibetani. Ho notato con chiarezza incontrovertibile che questi esseri umani, che alcuni di loro, alcuni grandi maestri, sono totalmente al di sopra degli accadimenti. Significa che non sono più identificati con la narrazione dell'io. La narrazione dell'io mio a quel punto è disinnescata, significa che hanno realizzato la visione diretta della vacuità, hanno realizzato la visione diretta della non sostanzialità dei fenomeni. Adesso non voglio entrare in filosofia, voglio solo dire che se da un lato c'è il corpus delle meditazioni di consapevolezza, dall'altro abbiamo il corpus delle meditazioni visualizzate che funziona appunto, si fonda appunto sull'unificazione di visualizzazione coerente alla sensazione, coerente all'emozione. Se ho queste tre cose, l'inconscio apre le porte e aggiorna la definizione di sé. Noi qua vogliamo arrivare, vogliamo col tempo, con l'esercizio quotidiano, vogliamo arrivare a una definizione di noi stessi più luminosa, a riconoscere a noi stessi che abbiamo, sì, non solo il diritto, ma la gioia di stare in una definizione di pienezza, quindi uscire dal canto della scarsità, uscire dal paradigma della mancanza. E stare in maniera stabile nel tempo, nel paradigma dell'abbondanza, della pienezza, della gioia, della serenità, ripeto, a prescindere da ciò che accade. E non è che smetto di agire, perché siamo sempre ben incarnati qua sulla terra, questo è fondamentale da capire, che chi medita non scappa dal quotidiano, chi medita è eminentemente nel quotidiano, ben radicato a terra. Meditazione ci aiuta anche in questo, nel radicarci a terra, e svolge ciò che va fatto, quando va fatto, se possibile come va fatto, senza alcun attaccamento ai risultati. Ciò che va fatto, quando va fatto, come va fatto, senza alcun attaccamento ai risultati. Almeno noi miriamo lì, ecco. Quindi questo ci tengo a dire, che siamo incarnati, riconosciamo totalmente la nostra, che siamo qua, non, siamo lontani dalle fughe astrali, ecco, non ci interessano lontanamente le fughe astrali. Possiamo fare viaggi astrali volentieri, sogni lucidi volentieri, ma ci guardiamo bene dal ricercare nessuna fuga. Siamo qua, siamo incarnati sul pianeta Terra, siamo in questo corpo, riconosciamo l'importanza dell'incarnazione, la viviamo a pieno, cercando di sottrarci al dualismo. Quindi siamo totalmente incarnati,
facciamo, tentiamo di fare ciò che va fatto, quando va fatto, come compete al nostro ruolo, senza attaccamento ai risultati. Nella percezione di essere, possiamo dirlo, un essere illuminato, ognuno di noi ha la natura della mente illuminata dentro di sé, eppure ha la percezione di vivere, fa esperienza di questo corpo qua, con tutti i suoi limiti, e fa esperienza di alcune limitatezze, diciamo, che pertengono all'esperienza umana. Bene. Quindi il convivere di queste due percezioni, che noi potremmo dire la mente dei 16 Hz e la mente dei 4 Hz, in mezzo sta la mente del sogno REM e la mente del sonno profondo. Ma il convivere, l'oscillare fra i 16 Hz e i 4 Hz, l'oscillare fra due differenti funzionamenti della nostra mente, definisce un po' ciò che siamo, la nostra esperienza sulla Terra. Ecco, l'ultimo metodo meditativo che conosco, che pratico, si chiama meditazione analitica, e ecco, semplicemente si fonda sul seguire un processo di concatenazione logica, un processo di riflessione logica, il quale ci porta a una conclusione, e quella conclusione andrà ad essere il risultato sul quale noi meditiamo. Quindi nell'analitica, nella meditazione analitica, noi prima facciamo un excursus logico-formale di riflessione, e poi, ottenuto un risultato pensativo, per così dire, risultato, come dire, tesi, antitesi, sintesi, quando sono alla sintesi, rimango in maniera univoca su quella sintesi, cioè in assorbimento meditativo su quella sintesi, cercando di generare un sapore o un eco di quello specifico, di quella specifica comprensione. Ecco, questo è ciò che chiamiamo meditazione analitica, che è piuttosto diffusa nei primi anni, o comunque quando abbiamo i primi passi della meditazione presso nella tradizione tibetana. Ecco. Ma noi oggi, finalmente, ecco, al 32esimo minuto, posso dedicarmi, intanto volevo dire che si percepisce la tua serenità stabile nel tempo, e ci provo. Fai venire voglia di provarci, è questo che voglio dire, fai venire voglia di provarci. Quello che volevo dire alle persone che sono in collegamento, che adesso abbiamo qualche minuto di pratica, e dopo potete anche interagire, cioè se mettete, se vi iscrivete al canale, ovviamente potete interagire con Davide Cova con commenti o domande al termine della pratica, è quello che voglio dire. Grazie, accompagnaci Davide. Grazie Simona. Come orizzonte temporale, adesso possiamo avere fra i 20 minuti di pratica? Sì. E poi domande e risposte, giusto? Sì. Non voglio esagerare. No, vai tranquillo. Bene. So che hai dei ritmi circadiani molto precisi. Grazie. Grazie di cuore, grazie. E scusate se ho parlato tanto. No, assolutamente, guarda. Volevo fare un cappello. Era tutto orocolato. Grazie Simona, grazie mille. Bene, quindi ora finalmente, scusate, sono un po' lungo nel definire, nel cesellare, ma spero di aver dato almeno un'infarinatura dei tre blocchi principali: consapevolezza, visione, quindi meditazione di consapevolezza, meditazione visualizzata e meditazione analitica. Oggi ci occuperemo di un assaggio, faremo un assaggio di meditazione visualizzata, specificamente andiamo già molto sul sottile oggi, andiamo ad assaggiare la percezione del soffio vitale, chiamate anche filo d'oro, che attraversa il nostro canale centrale.
Ora, non sapendo chi ho di fronte, non sapendo quanti di voi già lavorano col corpo sottile, permettetemi di fare un velocissimo passo indietro sul corpo sottile. Il corpo sottile o corpo energetico è ciò che sostiene il corpo fisico, è ciò che sostiene questo coso qua. Il corpo fisico si sostiene ed esiste anche in forza del corpo energetico, che a sua volta si sostiene del corpo informatico, o chiamiamolo informatico, cioè che ha il quantum di informazioni che vanno al corpo energetico, e poi c'è lo strato sorgente, quindi sorgente, informato, energetico, fisico denso. Ecco, ora noi andiamo a rivolgerci al piano energetico, al corpo energetico, quindi ciò che nello yoga classico si considera, ma anche in tutte le tradizioni sapienziali di tutti i tempi, quindi anche presso i tibetani ovviamente, insomma qualsiasi veggente, basta che sia veggente, vede esattamente come è fatto il corpo sottile. Ecco, scorgiamo che al centro della spina dorsale passa il cosiddetto canale centrale. Il canale centrale è l'asse portante del corpo energetico. Scusate la banalità, per chi le sa già queste cose, sono ovvie, ma appunto non sapendo che ho davanti, quindi canale centrale dentro la spina dorsale, ok? E che esce dalla fontanella e esce dal perineo. Noi oggi, senza fare tutta la storia della struttura del corpo sottile, lavoreremo sulla percezione del ottavo plesso che in alcune tradizioni c'è, in altre non c'è, nello yoga spesso non c'è, ma presso le scuole non duali c'è, quindi nell'Advaita Vedanta, nel Tantra Kashmiro, nel Tantra tibetano, perlomeno nello Dzogchen, troviamo l'ottavo plesso. Cosa sarebbe l'ottavo plesso? Una sfera dorata che abbiamo qua in alto, sfera dorata qua in alto, sede del sé superiore. Quindi il sé superiore risiede in questa mappa nell'ottavo. L'ottavo si trova a 12 dita sopra il nostro capo. Ok? 12 dita sopra il nostro capo troviamo questo fior di una bella luce stroboscopica, se vi piace, una cosa anni 70, una luce stroboscopica ma dorata. Una splendida luce stroboscopica dorata, che è la sede del sé superiore, ma possiamo anche chiamarlo sé saggio, possiamo anche chiamarlo sé divino, a seconda delle tradizioni, noi lo chiamiamo mente illuminata, ma uguale, per brevità lo chiamiamo sé saggio, ok? Che non dà fastidio a nessuno, e ecco, quindi questa bella palla qua in alto, dorata, quindi da quella sfera, dal sé superiore, andiamo ad esercitarci, cioè ad addestrarci, che vuol dire familiarizzarsi con la percezione interna, interiore del corpo sottile, ovvero andiamo a fare amicizia con questo tubicino bianco, o qualcuno lo vede come filo d'oro, ecco perché il filo d'oro, alcuni veggenti lo vedono come filo d'oro, altri lo vedono come un tubicino di luce bianca, come una cannuccia bianca, fate come volete, l'importante è che questo filo d'oro abbia al suo interno un canale, ok? Se lo vedete come filo d'oro, che anche a me piace tanto il filo d'oro, ma fate in modo che vi sia al suo interno un vuoto, perché il canale centrale di solito è vuoto, salvo che venga pervaso dalla Kundalini, salvo che venga percorso dalla Kundalini, e dal soffio vitale. Ora, è proprio qua questa esperienza vorrei portarvi oggi, giusto, ripeto, come assaggio, mi si perdoni la riduzione di complessità, sto operando una forte riduzione di complessità, ma appunto è un assaggio e so che porta da qualche parte. Allora, io vorrei coltivare questa sera insieme a voi non solo la percezione del canale centrale o filo d'oro, ma il percepire il soffio vitale
che sarebbero il prana e la pana, il respiro vitale, che si forma, che proviene dall'ottavo plesso, entra nel canale centrale e pervade l'intero canale centrale, almeno fino al cuore, almeno fino al plesso del cuore. Il plesso del cuore, oggi noi ci concentreremo solo sullo scambio fra ottavo e quarto. Ecco, una cosa. Senza scomodare tutto l'intero sistema, perché non voglio mettere troppa carne al fuoco, già così è tanta, ma è fattibile. Ecco, è una cosa che può sembrare complesso, ma in realtà nemmeno tanto lo è. Perché? Perché noi il soffio vitale lo andiamo a semplificare in questo modo. Andiamo a percepire l'atomo di sole. Invece di chiamarlo soffio vitale, se vi porto l'immagine dell'atomo di sole, questo atomo di sole che sta al centro della sfera dorata, al centro dell'atomo di sole, il quale entra nel canale centrale, quindi entra in questo tubicino di luce bianca oppure nel filo d'oro, stessa cosa. Ad ogni nostro atto respiratorio, inspiro, l'atomo di sole scende e mi pervade. Questa è la beatitudine, ci sintonizziamo sulla beatitudine, la bliss, la beatitudine di essere pervasi da questa, da questo sole, atomo di sole o, come altro immaginarlo, un pulviscolo dorato, ecco, come un pulviscolo dorato che è il soffio vitale, che ci pervade, quindi attraversa settimo plesso, sesto plesso, quinto plesso e quarto, e ce lo teniamo al cuore. Perché? Perché vogliamo fare esperienza di quando il plesso del cuore viene irrorato da dentro, irrorato dall'interno, e vivificato dall'interno, ecco. Quando il plesso del cuore, anahata, elemento aria, ma soprattutto come possiamo vederlo questo plesso del cuore, come un fiore di loto a otto petali, qui al centro del cuore, fiore di loto a otto petali, nel sistema tibetano il colore è lapislazzuli, turchese lapislazzuli, mentre mi sembra che nel sistema, se ricordo bene, nel sistema yogico è verde, dovrebbe essere verde, se ricordo bene. Sì, io sono abituato a quello tibetano, ma se siamo lì, e per carità, se siete abituati a quello yogico, va benissimo quello yogico, ci mancherebbe. Quindi proviamo con un fiore di loto a otto petali, qui al cuore, il quale riceve al suo interno l'atomo di sole e lo accoglie, viene pervaso da questa luminescenza dorata dell'atomo di sole e dalla potenza di un atomo di sole che sta ora nel vostro cuore. Permane qualche secondo, 2 o 3 secondi, e poi espirando l'atomo di sole torna su passo a passo, quindi diciamo 4, 5, 6 secondi, e torna alla casa madre. Torna all'ottavo plesso, all'interno dell'ottavo plesso, dell'Odvaita Shanta, cosiddetto, del sé superiore, vi sosta 2 o 3 secondi, e di nuovo inspiro e torna giù l'atomo di sole, si ferma il cuore, lo irrora, lo pervade, espiro, trattengo 2 o 3 secondi, espiro, torna su, e l'atomo di sole torna. Che ora si chiama apana, quindi è prana quando scende e apana quando sale. E sempre si tratta di energia vitale, di soffio vitale, di matrice, potremmo dire di matrice divina, per capirci, che appartiene appunto alla mente illuminata cui noi tutti partecipiamo. Ecco, il piccolo esercizio, addestramento che volevo fare oggi con voi è questo, cioè familiarizzarci con una percezione intima della parte più preziosa di noi, la parte più delicata e recondita di noi, se vogliamo, è proprio l'interno del centro. Cioè il nostro nucleo più intimo è il canale centrale. E noi vogliamo fare amicizia con una percezione interna del canale centrale. Per questo andiamo a fare per le prossime 10 minuti, 12 minuti a questo punto, so che se sono fatti bene non è poco, anzi è tanto, stiamo
ripeto, ottavo, visione di ottavo plesso e quarto plesso, visione del canale centrale come filo d'oro, visione dell'atomo di sole che quando inspiro scende, 4-5 secondi, irrora al plesso del cuore come fiore di loto turchese lapislazzoli, il quale sentirete da dentro, magari anche degli spilli, può capitare di sentire degli spilli nel plesso del cuore, non vi preoccupate, fa parte del gioco, sono solo spilli. Bene, e poi espiro lentamente, l'atomo di sole torna su, ecco, ci addestriamo e facciamo amicizia, ci familiarizziamo con questa percezione sottile e vedrete che porta dei risultati, chiaramente porta risultati sul lungo periodo, ma anche sul breve, a seconda. A noi interessa attivare una percezione interna, una del canale centrale, due del plesso del cuore e della sua carica. Il plesso del cuore, come sapete, è intitolato all'amore illimitato, all'amore incondizionato. E l'amore incondizionato è la chiave di volta per uscire dal ciclo di nascite e morti. Come sapete, in tutte le tradizioni sapienziali. Quindi ora veniamo finalmente a tentare di familiarizzarci con la percezione interiore dell'atomo di sole, che continua a fare da sherpa, la spola, il shuttle, fra ottavo e quarto. Con due sospensioni, due secondi al quarto, torna su, due secondi all'ottavo, torna giù, inspiro, pervade, trattengo, espiro, pervade, trattengo, inspiro, e via così. Proviamo.
Quindi, nella prossima ispirazione, quando l'atomo di sole o il soffio vitale viene a pervadere il plesso del cuore, proviamo a trattenerlo al centro del fiore turchese lapislazzuli, al plesso del cuore. E lì, dove viene trattenuto, si forma, sorge una mandorla, una piccola micro mandorla dorata. E stiamo raccolti, concentrati, completamente raccolti sulla percezione, emozione, sensazione e visione della mandorla dorata al centro del plesso del cuore, corroborata, sostenuta e nutrita dall'atomo di sole. Ecco, facciamo quest'ultimo sforzo di rimanere stabilmente, quindi il respiro riprende regolare, diciamo, e rimaniamo regolarmente, stabilmente raccolti sull'atomo di sole al centro di una micromandorla dorata che è al centro della sfera turchese lapislazzuli del cuore. Questo è l'ultimo sforzo, proviamo. Infine, la radiosità della mandorla dorata al centro del plesso del cuore esonda. Quindi ora siamo nella visione percezione dell'esondare di questa luminescenza, come fosse un'onda anomala potentissima che esonda in ogni direzione. Quindi questa luce che oscilla fra il dorato e il turchese lapislazzuli, che è il segno dell'amore illimitato, dell'amore incondizionato. Ecco, ora siamo su questa visione percezione di una luminescenza dorata lapislazzuli che pervade lo spazio attorno a noi, all'infinito, ad effetto domino, diciamo, a cerchi concentrici. Sostenuta, per chi è abituato a lavorare con i suoni, sostenuta dal suono hum, come proprio la sillaba seme del plesso del cuore. Proviamo.
Ora la visione risultante finale, quindi, è il nostro corpo come corpo di luce dorata, poiché è pervaso dalla luminescenza dell'atomo di sole, del soffio vitale. Ma dentro questo corpo di luce dorata sta il canale centrale, che è ancora più abbagliante, è una luce ancora più intensa. E in questa struttura il plesso del cuore, visto come sfera di lapislazzuli, anche lui abbagliante, la mandorla dorata al suo centro, abbagliante, la radiosità della luce che esonda dal cuore e che avvolge e compenetra tutto ciò che incontra attorno a sé, in maniera, possiamo dirlo, in questo caso virale, ecco, un caso di viralità positiva, cioè che l'effetto domino generato va a contagiare positivamente tutti gli esseri senzienti che incontra, ecco, quindi generiamo un effetto domino virtuoso, questo intendo. Ecco, e ognuno di noi alla fine di questo percorso che io oggi ho volutamente tenuto breve, quindi siamo stati un 15 minuti, diciamo, di effettiva visualizzazione, poiché non sapendo esattamente, non conoscendo il pubblico, ma se no sappiate che noi facciamo comodamente un'ora intera o anche di più, o comodamente 2 ore di sessione visualizzata. Ecco, sta a noi alla fine della sessione decidere se, per così dire, spegnere la visione, percezione. E in questo senso avete 2 possibilità, o che l'atomo di sole rimane al centro del plesso del cuore e lo spengo e so che è lì latente, ok, in uno stato latente, o che l'atomo di sole con una ispirazione torna su e si riposa al centro del plesso, dell'ottavo plesso, dello Dvaita Shanta, del sé superiore. Questa è una possibilità, come dire, che rimangano a uno stato latente. La seconda possibilità che io umilmente consiglio è quella di tentare di farlo convivere con la nostra realtà convenzionale, la nostra realtà ordinaria, cioè io continuerò a percepirmi come totalmente incarnato in questo corpo fisico corruttibile volentieri, per ciò che è, per come lo conosco, quindi continuo a fare la mia esperienza quotidiana, incarnata, totalmente incarnata sul pianeta Terra, eppure simultaneamente, nella simultaneità, nella sincronicità, mi percepisco a livello sottile con il respiro, con il soffio vitale che continua al ritmo del mio respiro a pervadermi nella parte più intima di me, che è il canale centrale, e a pervadere passando ogni volta da tutti i centri. Noi oggi ci siamo fermati al plesso del cuore, ma ovviamente i plessi interni, come sapete, sono perlomeno 7, e tutti e 7 i plessi vengono attraversati e irrorati dal soffio vitale che interamente li vivifica. Ecco, quello che voglio dire è che, e termino con questo, è che i 2 piani, il piano ordinario convenzionale di percezione di noi stessi e il piano straordinario della percezione sottile del corpo energetico con il soffio vitale, possono convivere, e durante le mie attività quotidiane, quando cammino, quando faccio il minestrone, quando in posta all'ufficio postale in coda, che per fortuna non ci andiamo più all'ufficio postale, è tutto online, ma insomma in qualsiasi momento della giornata io posso continuare a pendolare, questa è la parola chiave, fra una percezione ordinaria di me stesso e una percezione straordinaria di me stesso, che è il piano che viene ispirata dalla percezione del piano luminoso, del piano energetico sottile, ecco. Quindi è questa percezione che vantaggio mi dà? Mi dà il vantaggio di riconoscermi come essere luminoso, e in quanto luminoso essere che ha accesso alla massima caratura di sé, che sta nella serenità continuata nel tempo, nella luminosità e in tutte le qualità che ne seguono: generosità, etica, pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione e saggezza risultante. Bene, io mi fermerei qua, chiedo scusa se ho parlato troppo,
e aprirei a domande e risposte. Non hai parlato troppo, grazie per averci fatto assaggiare questo stato di grazia, veramente. Le tue parole, no, certo, è chiaro che dipende da noi, ma devo dire il conduttore, diciamo, è stato veramente, ha usato delle parole che hanno accompagnato veramente bene. Grazie. Ovviamente, a voi, a te. Ovviamente nello stato di grazia in cui sono ancora gli ascoltatori è difficile far emergere domande. Intanto li invito a farle ad uscire un pochino da quello stato di beatitudine per fare domande. E io vorrei farti una domanda. Tu hai parlato prima, no? Di questo stato di grazia anche nei momenti in cui ci sia attrito, più che quella gioia, quella solidità, no? Interiore, a prescindere. Però, diciamo, in fase acuta, non ti dico in coda alla posta con la rabbia perché magari vorresti, quella è già una cosa, non è proprio acuta. È ancora gestibile. È gestibile. Io ti parlo una fase acuta, arriva un dolore immediato. È possibile meditare? Perché io una volta ho sentito una frase e non so, perché mi è arrivata riportata. Come dire, il Dalai Lama ha detto non si può meditare con un braciere in testa. Quindi io dico, se uno ha un momento forte, è inutile meditare o può servire? Allora, dipende. Allora, se c'è una rabbia disgregante di cose, delle funzioni dell'io, cioè se l'io viene minacciato dall'afflizione mentale, se l'integrità dell'io viene minacciato dall'afflizione mentale in causa, prendiamo la rabbia, ma prendiamo un attacco di panico anche, ecco che quello. Sì. Ecco, sapete che un attacco di panico vero e proprio è disgregante, una minaccia per l'integrità e la funzionalità dell'io. Se mi viene una mazzata del genere, ha voglia di meditare. Cioè, certamente, il braciere in testa mi sembra tanto una frase di Giampaolo Del Bianco, questa. Il braciere in testa è un'immagine. Non l'ho sentita direttamente dal Dalai Lama. Sì, potrebbe essere benissimo, no, senz'altro può averlo detto il Dalai Lama, assolutamente, ma che sa che è un maestro che io amo tanto. Allora, ovviamente, io dico sempre agli ansiosi, e io sono un ex ansioso, attenzione, conosco molto bene l'ansia, ansiosi, cioè quando c'è un attacco d'ansia forte che diventa panico, oppure ai rabbiosi, che ha una rabbia, un livello di rabbia o paura importante, che sono danni al primo plesso, al plesso radice. Noi lavoriamo tanto sulla ristrutturazione del plesso radice perché è fondamentale per uscire dai traumi che hanno creato in tenera età già paura e rabbia. Ecco, non ha senso meditare, ma certo che no. Immagina appunto di sedere su un braciere, non ce l'hai in testa, ma ce l'hai sotto il sedere. Se sedi su un braciere dici, e ora medito, e chi sei? Cioè, ma nemmeno Giordano Bruno, che era un grande, l'hanno legato ed ha messo una cosa in bocca per metterlo sul rogo. Quando l'ha messo al rogo il buon Giordano Bruno, che era sicuramente un santo, un realizzato, lo hanno legato perché non sarebbe stato né in grado di... Cioè, a volte il dolore è troppo, ok? E lì c'è tanta letteratura sul bodhisattva, l'ottavo livello, che genera addirittura compassione verso chi lo sta, come si dice in italiano, torturando, ecco. Verso chi lo sta torturando, immaginate, qualcuno che ti sta torturando e tu invece di cercare di divincolarti, lasci che ti torturi e generi compassione verso il carnefice. Quello è l'ottavo livello del bodhisattva, rendetevi conto, cioè stiamo parlando di giganti. No? Ecco, per arrivare lì non è dietro l'angolo, è tanta roba. Cioè per dire padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, perché quello è il bodhisattva dell'ottavo livello, è lui che chi sta soffrendo coi chiodi nelle mani, e così ci riporta la letteratura, io non so che sia vero o no, io non lo so, ma così che ci porta la letteratura classica, e dice, si è messo in bocca a lui, padre perdona perché non sanno quello che fanno, cioè generava compassione nonostante avesse i chiodi nella carne. Guardate la grandezza.
l'enormità di questo essere. Ecco, io non sono lì, io proprio, ma zero, sono molto lontano da lì. Quindi se mi sali sui piedi, io lavoro nel non generare rabbia, non voglio lontanamente generare rabbia, ma ti fermo. Ti dico, ascolta, mi sei salito sui piedi, mi stai facendo male, potresti scendere. Ok, non sono il Bodhisattva all'ottavo livello, è proprio un altro pianeta. Allora dico, la meditazione, l'ho preso un po' larga, ho fatto un po' di esempio, ma la meditazione per chi ha un attacco di rabbia forte, secondo me non serve. Io dico, hai rabbia, alzati e cammina. Cioè, perlomeno, se devi stare nella tua stanza perché sei confinato, inizia a girare in cerchio. Ma se hai la fortuna di avere un bosco qua fuori come me, vai nel bosco e se vuoi corri nel bosco, piangi nel bosco, urla nel bosco con rispetto verso il bosco e verso tutte le entità che lo abitano, ma quella rabbia va ovviamente riconosciuta, nominata, espressa, presa in cura, presa, abbracciata e presa in cura. E la meditazione in quel momento non serve, la meditazione formale seduta dal mio umile punto di vista, ma servono altre attività dove devo dissipare energia. Mentre nell'attività meditativa io divento una dinamo d'energia, cioè mi carico di energia, lì devo dissiparla, quindi esco e dissipo. In quel momento, quindi quando ci sono, per tornare alla tua domanda, quando ci sono afflizioni mentali maggiori e che stanno minacciando la funzionalità dell'io, l'integrità dell'io, non posso star seduto sul braciere, assolutamente, sono d'accordo con questo, chiunque l'abbia detto, darei là, Giampaolo del Bianco, sicuramente sono d'accordo con te, bisogna fare altre cose. E voglio ricordare che nel Satipatthana Sutta si parla di quattro modalità di meditazione, seduta, camminata, distesa e in piedi, e io aggiungo nel bosco. Cioè, nel bosco, all'aria aperta, voi state al mare, ad esempio, io sto in Umbria, voi che state sulla costa avete la grande possibilità di dissipare. Ora in questo periodo non è che ci possiamo andare. Esatto, purtroppo, è vero, non ancora, speriamo, chissà, fra breve, si possa riuscire. Il punto è sì, abbiamo bisogno di dissipare, specialmente quando c'è rabbia e quando c'è panico. È necessario, perché se no siamo lì a scaldare la sedia e anzi può diventare frustrante. Frustrante, assolutamente. Senti di non riuscire e non ecco questo. Anzi, penso che anche posso pensare che la meditazione non serve a niente se la faccio in quel momento lì. Capito? E quindi ci rimette anche l'idea che posso avere della meditazione, no? A voglia. Assolutamente, quindi facciamola quando è il momento giusto. Che vuol dire, per me è il momento giusto, noi domani mattina ci alziamo alle 2:30 in realtà per la sessione delle 3. Ti mando gli appunti, ti mando il bigino. Ma e qual è il punto? Che prima di meditare facciamo perlomeno degli esercizi di respirazione che si chiamano pranayama, il pranayama classico, Kapalabhati, non Omo Viloma. Pranayama classico per portare a un buon livello energetico. Uno, due, una sessione yogica di yoga. Io dico yoga, ma va benissimo il Tai Chi, va benissimo il Qigong, va benissimo, sapete voi, you name it, qualsiasi cosa, può essere i cinque tibetani, vanno benissimo. Una disciplina psicofisica che permette, io vado anche a correre qua nel bosco e poi faccio meditazione, cioè quindi dissipo, se ho troppa energia la dissipo, cioè voglio entrare in meditazione come un atleta, cioè in uno stato di grazia psicofisica. E avendo fatto, quindi a livello grossolano, le membra sono allenate e portate in equilibrio, e a livello sottile faccio gli esercizi di respirazione, poi entro in meditazione. Capisci? A che ora poi da... Perdona, a che ora? No, perché tu hai detto faccio tutto questo e poi, cioè dalle 3 a che ora fai la meditazione poi? Sono 2 ore, dalle 3 alle 5. Ah, ok. Ecco, ora
Io non è che esco alle 3 a correre, alle 2 e mezza, no, mi rinfresco, faccio gli esercizi di respirazione, poi ci troviamo su Zoom e facciamo le nostre meditazioni, ma poi dopo, durante la giornata, sì che vado a correre, cioè verso le 7, le 8, a seconda di cosa ho da fare la giornata, ma prima della colazione io vado o a correre o a camminare nel bosco, a seconda, e poi facciamo lo yoga, e dopo inizia la giornata. Ecco. Quindi è importante arrivare alla meditazione quando il corpo è in uno stato, il corpo mente è già in uno stato energetico di quiete, proprio come diceva chi è lo psicoterapeuta Mauro Scardovelli, dice: quando avviene da me un paziente, gli dico prima corri un'ora nel bosco, comunque prima vai a correre un'ora, poi vieni da me. Dice così. Dice, almeno il 50% della terapia è già avvenuta, cioè la persona non mi porta lì proprio e mi scarica. Scarica, sì, una sistola di acqua fresca, ecco. No, via, esatto, fatti una bella docetta prima di venire. Ecco, per la meditazione uguale, perché se no ci troviamo solo a sedere, magari una sessione di un'ora, se facciamo la meditazione di consapevolezza, ci vediamo i film passare di tutte le nostre afflizioni mentali e non siamo entrati nella quiete, nella meditazione, nella stabilizzazione meditativa, non ci siamo proprio entrati perché c'era troppo traffico. Poi dipende anche da cosa abbiamo fatto prima durante la giornata, cioè se io, ad esempio, l'etica, scusate, lo so che è una roba old fashioned, cioè è all'antica parlare di etica, ma senza etica la meditazione non funziona. Vi dico subito, anche questo è fondamentale, cioè l'etica o è cristallina o è meglio al mare, è meglio andare in montagna, fare mille altre cose dove dissipi l'energia. Ma la meditazione richiede che l'etica sia scritta, e non sto parlando di morale, attenzione, io della morale, lo dico sinceramente, me ne infischio alla grande, ma dell'etica, l'etica è una legge fisica e funziona alla lettera. Quindi affinché la mente sia quieta e serena, occorre che a monte l'etica sia integra. Saltata quella, la qualità meditativa non va lontano. Anche nelle persone molto dotate, ma prima o poi si ferma. Sì, perché? Perché le onde del lago, le onde del mare, sono troppo agitate, cioè quindi la mente è troppo agitata da un'etica compromessa. Ecco, e insomma, il fallimento dell'etica è un po', secondo, dal mio umile punto di vista, la ragione per cui ci troviamo nella situazione sociale ed economica nella quale ci troviamo. Quindi etica è proprio, diciamo, è il primo livello, cioè etica, concentrazione, saggezza. Quindi alla saggezza si arriva se c'è un alto livello di concentrazione, ma la concentrazione si arriva solo se c'è un'etica solida sotto. Quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Almeno non c'è trucco, signore e signori. Ecco, anzi, io sono curiosissimo, se trovate un altro modo che riesca a prescindere dall'etica, arrivare alla saggezza, per vi prego telefonatemi, lo voglio sapere anch'io. Io i contatti li abbiamo mandati. I contatti ci sono. Oltre che per dirti questo, anche per contattarti, perché tu fai un sacco di belle cose, appunto seminari online e nel centro, fai anche delle sedute individuali, quindi ecco, abbiamo passato i contatti per se qualcuno vuole avvicinarsi a te. C'è questa Paola? Paolo o Paola? Paolo Zerutti. Che non si possa sentire quando siamo inquieti, ecco. Non sono d'accordo, ma va bene. È interessante, no, giusto, Paolo, che è un caro amico. Sì, sono d'accordo. E allora, quando siamo inquieti, se sei già avanzato, significa, questo è il mio punto di vista, è il mio umile punto di vista, se la tua meditazione è già stabile, cioè tu hai già una prassi stabile nel tempo, vuol dire che è almeno un anno che pratichi, di solito di più,
sorge inquietudine, non devastante, attenzione, se è devastante c'è poco da fare, ti permetti poi solo alzare, fare una passeggiata o fare qualcos'altro, ma sorge una mente inquieta e sono, ho una pratica talmente stabile da poter rimanere ad osservarla, cioè rimango in osservazione della mente inquieta, in osservazione dei, vogliamo chiamare, degli inquinanti o delle afflizioni mentali che generano, che stanno alla radice della mente inquieta. Posso farlo solo se ho già un magistero alle spalle, cioè se ho già una stabile pratica e tecnica meditativa, una prassi meditativa che è stata costante nel tempo. Allora, quando sorgono le onde alte, io reggo botta, per così dire. Se non c'è, quindi, se non c'è quella, se non c'è già un'abitudine al sedere e a conoscersi, una buona conoscenza di sé, allora il sedere con le onde alte può essere contro, non genera di solito grandi risultati. Però questo è il mio punto di vista. No, ma mi viene da pensare che chi pratica ed è abituato, diciamo che il sentiero per lo stato di grazia lo conosce abbastanza bene, quindi sa qual è il percorso probabilmente. Chi non è così pratico, veramente, io per esempio sono una persona che medita ma non troppo, e probabilmente sono di quelle che dovrei andare a fare una corsetta nel bosco. Ecco, a seconda. Beh, poi tu hai altre pratiche, però, ecco, magari c'è chi dice, io sì, primero, però, che so, faccio Tai Chi tutti i giorni, Qigong tutti i giorni, o altre pratiche psicofisiche. Però sì, esatto, il punto è questo, che evidentemente, come in ogni cosa, non c'è una ricetta per tutti. È vero che la meditazione, io sono d'accordo quando Giampaolo dice che la meditazione non è per tutti, può servire a molti. Credo che sia estremamente utile a molti, ma non è davvero per tutti, perché occorre, ci sono persone ad esempio che sono molto cinetiche, cioè hanno bisogno di muoversi, hanno tanto bisogno di muoversi e si annoiano a morte la meditazione. Allora lì c'è magari la meditazione camminata, ecco, la meditazione camminata può essere una possibilità, perché no, la camminata o discipline psicofisiche, ecco, perché stare statici per alcuni, a seconda dei disturbi che hanno, ma se ci sono disturbi importanti, stare statici anche solo 24 minuti, che è la base, il tempo base di una meditazione, può generare infelicità, può generare più problemi che altro, ecco. Rimuginio, esatto. Quindi, appunto, non c'è, come in ogni campo, non c'è una ricetta che vale per tutti, cioè, ci sono delle linee guida generiche e poi ognuno deve adattarle con sapienza e con tanto amore, con tanta cura per sé. Quindi il fondamento è l'amore e la cura per sé, assolutamente. Quindi non fondato solo sullo sforzo entusiastico, sì, ma soprattutto ciò che guarisce è l'amore, l'attenzione, la cura e la presenza per sé, che poi verrà trasposta nella relazione, andrà a rispecchiarsi nella relazione con l'altro. Davide, sei meraviglioso, che avrei voglia di mettere la sveglia alle 2:30. Sei molto benvenuto. Veramente. Meraviglioso, veramente. È un amore. Cioè, un modo di trasmettere le cose fantastico. Grazie. A te di cuore, a te e a voi di cuore. Grazie di cuore per avermi invitato. Io ci sono quando volete al Mosaic e Holos Life. Grazie. Inventiamoci qualsiasi cosa. È una bellissima persona e presenza anche. Grazie di cuore. E allora io ringrazio te, ma ringrazio anche le persone che sono rimaste connesse in questa oretta e mezzo, e ringrazio anche le persone che vorranno vedere questo video su YouTube. Chiedo a tutti appunto di iscriversi al canale, così che potete lasciare un commento anche se non siete nella diretta. E ricordo a chi è in collegamento che l'appuntamento prossimo è mercoledì 20, quindi questo mercoledì, di nuovo con lo psichiatra, il dottor Maddaloni. Il dottor Maddaloni questa volta farà
L'incontro con Beatrice, il risveglio della Kundalini nella Divina Commedia. Oh, che meraviglia! Tanta roba, vero? Bellissimo, che meraviglia! Bellissimo, lui è uno psichiatra, ma è uno psichiatra speciale, diciamo così. Molto, molto, molto. Sai che è qua, abita qua a 10 chilometri. Lo so che lo conosci, lo so che lo conosci, e noi lo conosciamo grazie a te, credo. Ma pensa, non mi ricordavo. Credo grazie a te, diciamo, bene. Persone perlomeno che comuni, ecco. Però... assolutamente, assolutamente, lo stimo molto e lo apprezzo molto, mamma mia. È interessantissimo il suo lavoro. Molto. Spero di esserci. Cos'è quindi venerdì prossimo, stessa ora? Venerdì prossimo? Mercoledì. Mercoledì alle? Alle 21. 21, perfetto. Mercoledì alle 21. Poi casomai lo vedi sul video. Grazie a tutti, grazie Davide. Grazie. Bacio, ciao a tutti, buonanotte e buone pratiche. Ciao. Buonanotte.